Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono il vostro DragonHeart22 e quest'oggi siamo tornati qui su Star Wars Battlefront 2 per proseguire la campagna. Inizia missione con Luke Skywalker, così. Prima eravamo l'impero, adesso abbiamo cambiato improvvisamente. Eccoci qui. Passano le navi davanti. Esplora Pillio. Starò bene, R2. Tu resta qui. Devo scendere giù di qui? Sì. Andiamo. Coco, sorpresa. Com'è che già sto morendo? Ah, ecco che mi si è rifatta la vita. Com'è che cos'è? È una spada laser. Complimenti, sai guardare allora. Ma che, non durano niente queste. È troppo veloce, dai, se... Sul serio, che novità. Ho fatto una mossa inutile. Arrivederci. Dove è andato quello? Ho volato completamente. Aia, mi sparano. No, 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 no. Un secondo per ognuno. Ciao. Chi è che mi spara? Non lo vedo. Ah, ti ho visto. E qua. Voilà, vola via. Si può colpire? No. Mannaggia. Ah, vedi che mi spara da lì sotto. Aia. Non lo vedo. Adesso io salgo qui sopra perché mi avete rotto le scatole. Ah, vero, è un check-in allora. Arrivederci. Giù? Dove? L'avevo visto, lì sopra. No, non è volato via, mannaggia. Preso. Ed ecco che arrivano i rinforzi. Ah, sai che novità. Che cavolo. Io vi affetto tutti senza problemi, arrivederci. Dove è andato? Ho volato via. Con quale potenza, incredibile. Aspetta, aspetta. Dai, calmo. No, mi sparano da tutti i lati. Ah, ma ce l'ho pure dietro. E allora dillo. Dillo che sei stronzo. Aspetta. Eccolo qua. Affettato e basta. Ce ne ho più. Ci vorrebbe una mappa, però. Perché io non vedo niente. Andate via. Affettato. C'è un altro che mi smitraglia dal cielo. Non sei simpatico. Dov'è? Eccolo là. Ah, ma io posso anche deviarti i colpi. Dove è andato? Dov'è? Eccolo qui. Voilà. Gli ho tagliato la mano. Sono più che sicuro. Arrivederci. E basta. Guarda, io ti devio tutti i colpi. Ma anche tu. Arrivederci. Guarda come esplode. No, non esplode. Elimina. Bene. Sì. Boom. Tutti volati. Ma tutti pronti cosa? Ma vai via, vai. Ah, il capitano, anzi l'ufficiale imperiale. Arrivederci. Non è quello che volevo. Chi è che mi spara? Perlustra la caverna e andiamo. Perlustriamo tutto il perlustrabile. Non si vede niente. Sotto c'è qualcosa. Qualcosa di innaturale. Qual è questo che mi ha chiamato? Qualcosa di innaturale. Forse qualcosa di più. Cosa succede là davanti? Pare che io non sia l'unico a non gradire la presenza dell'impero. Ma nessuno penso che gradisca la presenza dell'impero. Coco. Salve. Ma dai, così è troppo facile però. Impegnatevi un minimo. Non durano niente. Distruggi? C'è qualcuno dietro di me che mi spara. Davvero? Vuoi intraprendere questo scontro con me? Muori. Distrutto tutto. Ehi là! Ehi là, qualcuno mi sente? Il primo ordine? Il primo ordine, sì, vabbè. Chi sei? Ti ho sentito chiamare. Mi sembrava in difficoltà. Sì, infatti. Vuoi tirarmi fuori da qui? Siamo nella squadra inferno. Che succede? Stai fermo.
della squadra inferno. So chi sei. Perché lo hai fatto? Perché me l'hai chiesto. Oh madonna, che schifo gli insetti. Beh. No, 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 non basterà. Questo sì. Ah, no, aspetta. Scoppia tutto. Che furbo che sei stato. Aia. L'ho salvato. Siamo sicuri che è la scelta giusta? Un colpo di taser adesso sarebbe bellissimo. Almeno grazie me lo potresti dire, sai? No. Ne ho sentite storie sui Jedi. Sì? Mi terrorizzavano da bambino, però tu... Io sono diverso. Grazie. Dobbiamo collaborare per uscire da qui. E io sono sempre Luke, sì. Tu cerchi qualcosa? Sì. Anch'io. Pare che la forza volesse farci incontrare. La forza. O forse è stato. Ecco appunto. Nulla è mai frutto del caso. Giusto, la forza. È stata con quella che hai superato i miei uomini o è stato con una spada larga? Entrambe, penso. Mi dispiace. Come sospettavo. Perché io sono ancora vivo? Sei particolare. Loro non mi hanno dato scelta. Tu sì. Altri insetti. Proteggimi e io proteggerò te. Dove sono? No, no, dai. Non ho molte alternative. Dove sono gli insetti? A me fanno schifo. Eccolo. Ho affettato appena appena un insetto. Che schifo. Ma perché? Perché quelle cose ci attaccano? Ecco. Creature furiose. Abbiamo invaso casa loro. Giustamente. Sai com'è. Sto giocando. Quell'ambra è come cemento. Si indurisce al contatto. Sto gio... E si frantuma al contatto. Sto giocando a baseball. È qui. È qui. Ci avviciniamo all'osservatorio dell'imperatore. Allora è per questo che sei qui. Tranquillo. Ho l'ordine di distruggerlo. Aspetta. L'osservatorio è protetto. Disattiviamo il sistema difensivo o l'intera caverna esploderà seppellendoci. Che cose positive. Accidenti. È coperto di acqua. Vai. Libererò il terminale. Qua mi sa. Va bene così. Meglio. Che cos'è stato? Il sistema difensivo si è attivato. Il conto alla rovescia è partito. Quindi? Quindi scoppia tutto. È il sistema difensivo a turbare le creature. Stiamo risvegliando gli insetti. Ah, lo devo difendere dagli insetti. Io li trattengo, tu prosegui. No, a me fanno schifo gli insetti. Giochiamo a baseball? Ma perché io dovrei ammazzare degli insetti? Luke Skywalker, il disinfestatore. Devo esplodere tutti in un secondo. Questi qua pure. No, direi proprio di no. D'altronde, qual è l'insetto che è contento di farsi affettare? Ah, devo aspettare che si completa tutta la barra. Allora dillo. Dillo che mi vuoi male. Non ce la faccio a difenderti tutto questo tempo. È seccante. Vedi di sbrigarti. Aiuto! Come aiuto? Cosa hai fatto? Non ho capito. Oh, ne stanno uscendo altri. Aveva gridato aiuto quando non c'era nessuno. Questa cosa è bruttissima da vedere. Cavolo. Non sono stato così bravo a uccidere gli insetti. Non gli ho dato neanche il tempo di dire aiuto. Anzi, gliel'ho fatto dire a vuoto. Ma poi perché tutti su di me? Andate su di lui che lavora. No, ho sbagliato lato. Disinfestazione in corso. Dovranno finire prima o poi, no? Manca un solo un altro? Stai scherzando, spero.
Spero tu stia scherzando, un altro terminale. Per quanto ti devo fare da babysitter? Non vedo altri terminali. L'altro deve aver ricoperto i terminali. Abbiamo 4 minuti prima che il sistema esploda. Qui non c'è. Spacca quelle colonne e prova. 4 minuti? Il terminale non è qui. Colpisci l'ambra, come prima. Colpisci l'ambra, ma dove? Qui niente. Qua. Spacca l'ambra. Qua, eccolo. E qua. Grazie, mi metto al lavoro. Che palle, altri insetti. Sì, però fai in fretta, per l'amor di Dio. Non ho voglia di stare qui ad ammazzare insetti. Poi lo uccido lui oppure no? Perché mi sparerà oppure... Oppure è veramente bravo, come sembra. Ah! Hai visto? Allora non sono così brutti. Allora i Jedi non sono così male, vero? Dillo all'imperatore che li ha sterminati tutti. 3 minuti, io ti sto difendendo bene. Scusa? Ok. E aspetta. Vai, vai. Sbrigati, sbrigati. Fai in fretta. Ma stai tranquillo. Ci penso io, tu lavora. Intanto gli parte la cosa dell'aiuto a caso. Ma poi da dove escono tutti? Ma io mi chiedo, si riproducono più in fretta di come io li ammazzo? Ne dubito. Cioè, credo di aver sterminato generazioni intere io. Ma nell'arco di pochissimo. E non lo dico tanto per dire. Boom. Perfetto. Meno male. Come più o meno? Eccoci. Osservatorio dell'imperatore. Toh. Ancora ne arrivano. Guarda, io mi sbrigo a entrare. Andiamo, 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 andiamo. Ancora ne vanno cicciando fuori. Cosa ci sarà dietro la porta? Gli insetti non... È la mamma? Qui non c'è niente. Come si fa a entrare? Con la chiave. Scusa, potevi usare la spada, no? Per fare un bel buco. Perché l'imperatore aveva una camera blindata apribile solo con la forza? Tu cosa credi? L'uomo che ha distrutto l'ordine Jedi era in realtà uno di loro. No, voglio dire che erano altre le cose che dovevi temere da ragazzino. E comunque sì, era uno che faceva parte del... Era un Sith, quindi... La forza anche lui ce l'ha. Non è nulla di pericoloso. Venivano custoditi rifiuti. Non penso solo rifiuti. Solo cialpame. Sei sicuro? Non tutto. Cosa? Che cosa? Infatti. Mi piacerebbe tenerla, se posso. Devo distruggere tutto quanto, perché quella no? Perché te l'ho chiesto. Grazie. Non ti impedirò di distruggere tutto. Ma l'impero non ha già rovinato troppi innocenti. Pesante. Brutta questa è stata come frase. Felice di averti incontrato, Della. Ora che si fa? Torneremo sulla nostra strada fingendo che non sia successo niente. Penso di sì. Non credo che tu possa. C'è un conflitto in te. Certo che c'è un conflitto. Non sono cieco. So di cosa è capace l'impero. Ma? Che altro posso fare? Dai. La ribellione? No. Scegli di essere migliore. Che la forza sia con te. Dai. E noi siamo bravi come ribelli. E se ne va, lo lascia lì in 13. E la nave. Bentornato, amico. L'ammiraglio ordina di prelevare un alleato dal mio pianeta natale. Vardos? Si tratta del protettore Gleb, una funzionaria locale che ha istruito me e l'agente Asker.
Non so perché c'entri con l'operazione Cenere, ma ho fiducia nell'ammiraglio. Andiamo Avantos. Andiamo allora. Però non abbiamo una nave più grande. Ho capito che questa è della squadra Inferno, però magari una particolare. Eccola la Star Destroyer. Ecco, una di quelle vorrei. Quello è Dauntless. Sì. La nave salvata a fondo. Che ci fa qui? Consegna della merce. Trasportava quei satelliti. Il Moff Rate ha detto che servivano per l'operazione Cenere. Qua è preoccupante. Ma ha taciuto sul bersaglio. Anche l'ammiraglio. Ora so perché. Vogliono ucciderlo? Non sto capendo, aspetta. E non mi fanno storie. Satelliti allineati, signore. Eccellente. Che succede? Ciao papi. Non ti ho convocata, comandante Versio. Il bersaglio è Vardos. 1-10, sì. Perché? Il pianeta e i suoi abitanti sono stati fedeli all'impero. Ordine dell'imperatore. Epureremo questo pianeta e molti altri. Il terrore dilagherà ovunque, così la galassia ricorderà chi comanda. Quella è casa nostra. Sbagliato! L'impero è casa nostra. E noi faremo come ordina l'imperatore. Impazzito. Non prendo certo ordini da un uomo morto. Tu prendi gli ordini solo da me. Questo è pesante. Molto. Attivate i satelliti adesso. No, dai, il pianeta! Ma perché? Ma perché l'impero? Partirai per Vardos immediatamente. Recupererai il protettore Glem. Questo è il tuo unico obiettivo. E se mi rifiutassi? È tutto. Ti ho detto che è tutto. Sei impazzito? Sono usciti tutti fuori di testa. Con la morte dell'imperatore. Contatta subito l'agente Ask su Corvus. E digli che ho urgenza di parlargli. Qua c'è in atto una cospirazione contro di me. Ne sono più che sicuro. Mi raccomando, posteggia bene. Ecco, sennò poi si rompe la nave. Paura che qualcuno mi voglia uccidere. Troveremo il protettore Gleb nell'archivio. Andiamo. Ricordi ancora la strada da seguire? Tu che dici? Difficile dimenticarlo, agente. La tempesta è innaturale. Mai visto guarda niente. Che c'è là. La gente deve essere. Beh, tu che dici? Questo è solo l'inizio. Quando si saprà cosa abbiamo fatto qui, quel terrore si espanderà nel. Ma non c'era bisogno di farlo. Mi chiedo perché non stiamo evacuando i civili. I civili sono. Come, scusa? Evacueremo prima i nostri. Sono questi i nostri. Questo è un mondo imperiale, un luogo che dovremmo. Vabbè, non serve più a quanto pare. Dunque, siccome questa è una nuova missione, io direi che per questo video ci fermiamo qui. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento o un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!